Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars e siamo qui a Oxygen Not Included. Senti con che vocina l'ho detto. Ragazzi, siamo alla seconda parte della live fatta su Twitch un po' di tempo fa. Intanto vi ricordo di iscrivervi su YouTube se non siete iscritti, anche su Twitch eventualmente, perché io faccio le live da lunedì al sabato fino dalle 5 del pomeriggio in poi. Quindi se volete vedere le live, iscrivetevi su Twitch, altrimenti vedete qui postitate su YouTube. Fare come ve pare. E quindi ragazzi, andiamo avanti con il nostro progettino. Vediamo un po' questo, agricoltura di base, 15 punti. Chi è rimasto per fare nessuno? Infatti non sono bravo nessuno di a fare ricerca, bene. Poi 1, 2, 3, 4, 5, la struttura verrebbe qua, 1, 2, 3, 4, 5, 4 e 5, la struttura verrebbe logicamente così, la volessi fare, cosa che al momento non voglio fare perché tanto più tutta roba tossica. Però ci potrei mettere anche dei macchinari che comunque inquinano, dato che la zona è già inquinata. Quello lo potrei anche fare. Mettiamo in priorità bassa perché tanto adesso non lo voglio fare questa cosa qua. No, allora quello che non devono fare lo fanno subito. Qui verrebbe così ideologicamente. E 5. Sarebbero ben tre stanze. Altamente tossiche, ma tre stanze. Ecco. Poi qui va chiuso così, qui volendo si potrebbe anche bucare e andare fino qua, però anche qui è tossica la situazione, no, sembrerebbe meno che da questo lato qua, quindi volendo qui si potrebbe anche bucare e farne tutto uno e qui continuare le stanze, potrebbe essere anche una soluzione. A questo punto qua di scavare tutto quello che è scavabile in progetto delle stanze, tanto ragazzi qua anche se non è respirabile servono per i macchinari o produzione di energia che magari inquina tanto, ci sono dei macchinari che la producono automaticamente ma inquinano parecchio, quindi conviene metterle in posti già inquinati, tipo il bagno, tutte le cose del bagno si potrebbero mettere qua. Comunque producono una tossicità, noi le mettiamo qui e buonanotte. E per qui se la cosa peggiora, però qua qui sta migliorando perché scavando lo spazio si allarga e il gas irrespirabile dovrebbe restare in basso. Vediamo un po' concime, ecco per esempio anche il concime che inquina si può mettere qua in basso. Poi vediamo un po' la freghiera, ok, diossidante con aria, questo praticamente ragazzi produce ossigeno, direi di metterlo qua, però utilizza alghe, quindi dobbiamo avere le alghe, una buona quantità di alghe. Allora possiamo ricercare o le batterie doppie per l'energia, che non sarebbe male, poi vabbè anche il cavo, l'interruttore. Oppure possiamo fare, questo no perché ci servono due tipi di ricerche e ci servirebbe il supercomputer che è una cosa indispensabile, quindi cerchiamo questo supercomputer, vedete fa la ricerca blu, no fa la ricerca rossa, no blu, noi stiamo facendo la ricerca blu per questo qua, con supercomputer facciamo anche i punti per la ricerca rossa, quindi
dobbiamo sviluppare prima questo, fare il supercomputerone e poi fare le altre ricerche, che comunque sono aumentate rispetto all'ultima volta che ci ho giocato io, perché ci sono delle novità, quindi dovrò anche capire le novità, tipo questo non c'era, tutte queste cose qua non c'erano, questo mi sembra non c'era, questo non c'era, questo sicuramente non c'era, un sacco di robe nuove, quindi bisognerà capire anche come funzionano, perché non è che ci sia un tutorial, ci vorrebbe un tutorial di base in questo gioco. Ok, qui stiamo ossigenando. Piano piano butto ossigeno utilizzando le alghe. Noi alghe ne abbiamo 2971 kg. Che sembrano tante, ma non sono. Guarda che viene uno nuovo, quindi ci serve stress 35, se mi finite i cavi ragazzi, perché comincia a essere non alto, ma non mi piace sta cosa. Noi diamo la priorità anche ai massaggiatori, perché dando la priorità ai massaggiatori loro molleranno, per esempio se qui la priorità è 5, quando lo stress sarà alto molleranno e andranno a forza di massaggiare, serve per scendere, per far scendere lo stress. Se questo è a 7 e questo è a 6, non molleranno, diciamo, la ruota finché l'energia non sarà piena, quindi se lo stress è alto continueranno comunque ad andare qui dentro la ruota e magari a far salire lo stress. Quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose. Loro vanno per priorità, le priorità le diamo noi, quindi vedete adesso io ho messo a 6 questa cosa qui e un po' alla volta, sempre con calma, vero? Dove vai adesso? Perché stai facendo un lavoro, perché sei andato via? Dove vai? Ah, prendi risorse, tu vedi, hai ragione. Troppe risorse sono in basso, vedete i magazzini a cosa servono? Per non far tutto sto viaggio enorme. Vabbè che comunque anche per mettere nel magazzino ce la farò il viaggio, non è che... Qui ne facciamo un altro e ci metteremo i semi. Sono i semi. Vediamo un po' se è migliorato. Oh, la situazione è perfetta. Benissimo, benissimo. Vedi, tutte le volte lui deve andare qua in basso, prendersi la roba. È un po' macchinoso, poi un altro lo mettiamo qua. Poi chiaramente se noi diciamo di prendere questa roba e metterla nel magazzino si deve fare viaggio uguale, Non è che cambia più di tanto. È collegato almeno uno? 39% stress, aiuto. Ce la fai? Allora, qui possiamo decidere, intanto lo stress lo voglio al 35%, praticamente loro inizieranno a utilizzare la panca per massaggio quando lo stress sarà al 35% e posa termina al 10%. 35 e lo metto al 10%. In modo tale che loro al 35% di stress vanno a massaggiarsi e al 10% praticamente mollano e vanno a fare quello che devono fare, che uno è attivato. Era lui che sta al 40, 2 e 40, cioè uno sta al 2 e uno al 41, cioè qualcosa che non quadra. Stessa così tanto fa la ricerca. Adesso lui si dà la regola, si dovrebbe massaggiare il lutto, merda. Si dovrebbe massaggiare finché non gli scende al 10%. Che è successo? È finita, mamma mia, aiuto! È finita la batteria. Ecco, c'è i duplicanti. Allora, otto costruzione, un apprendimento, però non altro. Un apprendimento, nuova atletica, 8 di cucina, un'immunità, riparazione, uno scavo. Però tripofobia, ha paura di buchi. Come gli impedisce di scavare? Se c'è uno, li scavo.
che è tutto un buco, come fare pure il malaticcio? Lo prendiamo, rischiamo? Rowan. Non è che sia granché, però. Fonte di cibo, allora, siccome la fonte di cibo sta urgendo e nelle ricerche sono veramente troppo lenti, solitamente... Dov'è? Solitamente questa non la facevo, la saltavo sempre, facevo sempre quella dopo, però stasera mi sa che non si può. Quindi facciamone, poi le sostituiremo. Tanto credo che utilizzano la terra queste. La terra ne abbiamo 20.000 milioni. Terra, sì, ok. Problema di terra, ragazzi, non ce n'è. Dov'è qui la terra? Vabbè, comunque non c'è problemi, sono sicuro. Ed è 20 tonnellate. Vabbè. Bravi, hanno fatto subito il lavoro. Tentiamo il cemento subito. Pianta. Ok, comunque i semi li abbiamo utilizzati questi vecchi, qui possiamo mettere il seme proprio. Semi di albero, alberello secco, fiore festoso e rovo, ok, tutti i semi. Anche se un po' sprecato solo per i semi, perché ne abbiamo al momento pochissimi. Poi qui mettiamo tutto tranne biologico, agricoltura e seme e terra, che la terra non la voglio perché sennò me le riempie tutte di terra. Ok, perché comunque se lo metto il biologico poi inquina, quindi lo voglio mettere poi in mosso. E mettere il computerone che al momento mi tocca metterlo qua. Allora a questo punto non li sposto nemmeno più perché non mi conviene nemmeno più spostarli assolutamente. Comunque questicchiano. Comunque è meno inquinato, ragazzi, vedete che è sceso comunque. Poi credo che anche questo aiuti addirittura qua in basso. Quindi qui anche, è anche respirabile il pianeta. Bene, ottimo. Allora qui hanno fatto dei bagni, quindi qui si può anche chiudere. Cioè si può anche eliminare, così non inquina. Fai anche il magazzino magari. Perché fai un lavoro della scelta? Ok, qui ci mettiamo il biologico e il terreno coltivabile. No, il biologico e l'agricoltura. Pulizia pure, ovvio. Quindi qui adesso abbiamo due bagni, possono inquinare quanto li pare, tanto stanno in basso. Vabbè ragazzi, comunque direi di salutarci qua, abbiamo fatto praticamente un po' di lorette. A me questo gioco piace parecchio, io non so a voi se piace, a me anche perché comunque è difficile, poi gli errori si pagano, come avete visto dall'inizio sbagliato che c'è stato un crollo, questi non sono riusciti a uscire perché continuavano a scavare e continuava praticamente a crollare la sabbia e sono morti ben in due subito all'inizio e ci ha un po' tagliato le gambe. Ce l'abbiamo fatta comunque a un pochino a riemergere perché comunque non siamo messi malaccio, cibo ne abbiamo, la farm siamo in 4 perché questi due sono morti, siamo in 4, cibo ce n'è per il momento. Prossimo episodio faremo comunque, aggiusteremo anche i bagni chimici, l'energia ce l'abbiamo, problema di acqua non ne abbiamo, di ossigeno siamo messi benissimo, stranamente. Comunque abbiamo solamente elettrolizzatore, ne abbiamo uno, due, abbiamo un dissodiante per alghe,
e una pianticina e basta, quindi non tantissimo. Poi qui scavando non importa, perché tanto qui anche se resta inquinato va bene, però man mano che si scende e più diciamo l'ossigeno tossico scende in basso, l'anidride carbonica scende in basso, e quindi qui si potrebbe fare addirittura una seconda falda. L'unica cosa che resta è i letti, dove si possono fare i letti, perché qua comunque mi lascio lo spazio libero, perché potrei farci qualcosa per buttarci l'acqua purificata, cioè dei bagni praticamente. Però oddio, la potrei fare anche qua volendo, qui chiudo e potrei buttare, dato che i bagni sono qui, butto l'acqua, faccio un macchinario che purifica l'acqua, la butto direttamente qui e qui resta chiuso così, e qui ci si potrebbe fare i letti, continuare a fare i letti, non sarebbe male. Va bene ragazzi, direi al momento di concludere qui. Come vedete piano piano stiamo andando avanti e vedremo un po' se portare avanti questa come serie, perché se vi ricordo avevo già fatto su YouTube 5 episodi su Oxygen e poi l'avevo accantonato, però mi è sempre rimasta un pochino di voglia di sperimentare, anche perché come avete visto si aggiorna sempre di più, quindi andremo a scoprire anche tutte le novità piano piano come va la faccenda. Comunque ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi su YouTube se non siete iscritti, e vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti per la live, che c'è tutti i giorni alle 5 tranne la domenica. Quindi va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie per la compagnia, e chiaramente se avete suggerimenti su questo gioco sono ben accetti, anche perché ne ho assolutamente bisogno, e quindi commentate. Ci vediamo alla prossima. Quanti fagioli sono in questo barattolo? Non lo sapremo mai. Che cazzo c'entra?